Ciao a tutti, come state? Io benissimo, anzi non potrei stare meglio. Come, perché? Perché anche oggi la 48esima lezione è dedicata allo shopping. Che bello! E sono qui con la nostra Giulia. Ciao a tutti. Ok, che mi dà sempre tantissimi consigli su come vestirmi. E poi io qua mi comprerei tutto, veramente. Mi piace tutto tantissimo. E beh, sarebbe bello, così non avrei l'imbarazzo della scelta. Però ovviamente le mie risorse sono limitate e quindi devo scegliere, per questo chiedo a Giulia. Allora, Giulia, ti servirebbe qualcosa in particolare? Allora, io dovrei comprare dei due vestiti, uno per il pranzo in famiglia, per il pranzo di Natale in famiglia, e l'altro per la festa di Capodanno, quindi un abito scollato, carino, eccetera. Iniziamo con l'abito per la festa in famiglia. Cosa allora, mi proponi? Io per la festa di famiglia ti proporrei questa maglia, che è abbastanza larga, dato che comunque si mangerà anche un bel po'. Okay. Che ne diresti? Eh sì, magari fa vedere, da mettere sopra una gonna o un leggings. Ah, buona idea, l'idea della maglia larga, così se mangerò troppo. Eh sì, sarebbe veramente carina. Però sinceramente, ragazzi, io vorrei qualcosa di più femminile, di più chic, di più elegantino. Okay. Questo ti potrebbe piacere? Sì, questo mi piacerebbe tantissimo. Sì. Mi sa che proverò questo. Potrei provarlo? Certo, però dovresti fare attenzione a non sporcarlo col trucco e a non impigliarlo con gli accessori. Certo, assolutamente, benissimo, sì, questo è proprio quello che cercavo. Ha i colori del Natale, il rosso, il verde e il bianco, ed è molto carino e va benissimo per l'occasione, sarebbe perfetto. Allora, però prima di provarlo vorrei vedere un bel abito per la festa di Capodanno, quindi di sera, qualcosa di più elegante, di più chic. Ok, questo ti potrebbe piacere? Allora, questo è molto carino, un abito nero, diciamo elegante, sofisticato, ma un po' troppo sobrio, Giulia. Vorrei fare colpo, sinceramente, vorrei qualcosa di più, allora, di più elegante, di più wow. Questo sarebbe perfetto. Anche secondo me sarebbe proprio perfetto, sì, proverò questo. Grazie Giulia, è bellissimo, voi cosa ne pensate? Stupendo. Ok, quindi grazie Giulia e alla prossima. Ciao a tutti. E adesso vediamo che cosa abbiamo imparato oggi. Allora, prima di tutto, come sempre, a fare shopping, a scegliere un vestito, per esempio per delle occasioni speciali come Natale, Capodanno. E poi abbiamo imparato finalmente il condizionale. Allora, questo è il condizionale semplice, iniziamo col condizionale semplice, poi la prossima volta vedremo il condizionale composto. E vediamo prima i verbi irregolari: are, ere e ire. Allora, per esempio, abitare. Ah, poi vediamo anche gli esempi che abbiamo usato io e Giulia durante il nostro dialogo. Abiterei, abiteresti, abiterebbe, ok? Abiteremmo, abitereste, abiterebbero. Per esempio, io abiterei in America. In realtà no, sto benissimo qui a Cagliari, ma potrei dirlo, significa che vorrei abitare in America. Quindi una situazione ipotetica. Poi vediamo tutti gli usi del condizionale. Per adesso vediamo solo le coniugazioni. Poi per esempio con ere ho preso come esempio il verbo prendere. Io prenderei l'aereo per andare in America. Prenderei, prenderesti, prenderebbe. Prenderemmo, prendereste, prenderebbero. Con ire c'è un'ottima notizia, sì, avete già capito quale, che è come con l'imperfetto, con il futuro semplice. Abbiamo i verbi che si coniugano come dormire e come preferire, che si coniugano allo stesso modo, quindi non c'è la differenza che c'è al presente indicativo tra io dormo e io preferisco, quindi è ancora più facile del presente indicativo. Quindi dormire, per esempio, dormirei, ma preferirei. È lo stesso, dormiresti, preferiresti, dormirebbe, preferirebbe, dormiremmo, preferiremmo, dormireste, preferireste, dormirebbero, preferirebbero. Bene, quindi un'ottima notizia. Quindi per esempio io dormirei tutto il giorno, nel senso che in una situazione molto ipotetica preferirei dormire che alzarmi presto la mattina e andare a lavoro, quindi preferirei dormire oppure dormirei tutto il giorno. Quindi queste sono le coniugazioni del condizionale semplice con i verbi irregolari. Troverete i verbi irregolari su www.oneworlditaliano.com nella nostra grammatica, quindi c'è tutta una serie di verbi irregolari, andate a vederla. Bene, poi vediamo adesso gli usi del condizionale semplice.
quando, in quali situazioni le abbiamo utilizzato. Allora, prima di tutto, il condizionale è un verbo molto bello perché ha a che fare con il desiderio e con la gentilezza. Quindi vi spiego adesso. Prima di tutto, per esprimere un desiderio, in teoria realizzabile, qualche volta anche irrealizzabile, perché io ho detto anche vorrei comprare tutto, e comprare tutto ovviamente è irrealizzabile, però in teoria sono desideri realizzabili. Vorrei, io vi ho insegnato nelle scorse lezioni, anzi quasi all'inizio del corso, quando vi ho insegnato proprio all'inizio a comprare nei negozi, è un po' antipatico dire voglio, è un po' arrogante, e quindi per essere gentile io dico vorrei. Quindi quando dico vorrei lo dico prima di tutto per essere gentile e per non dire voglio, voglio assolutamente, e poi per esprimere un desiderio, quindi io desidero qualche cosa. Quindi vorrei, in vorrei abbiamo sia diciamo il desiderio sia la gentilezza, quindi per chiedere qualcosa gentilmente abbiamo usato potresti, ok? Oppure per esempio ho detto potrei provarlo, per esempio, oppure potresti farmi un favore, va bene. Poi terzo uso del condizionale per fare delle ipotesi. Sarebbe facilissimo, per esempio, oppure se io ho parlato di una situazione ipotetica all'inizio e ho detto ah, vorrei comprare tutto, sarebbe facilissimo, così non avrei l'imbarazzo della scelta. Siccome io ho l'imbarazzo della scelta perché comunque non posso comprare tutto, questa è una situazione ipotetica. Poi, numero 4, per parlare di eventualità. Quindi per esempio io indosserei eventualmente questo vestito a Capodanno e indosserei e porterei questo vestito il giorno di Natale. Quindi siccome io non ho confermato queste azioni, nel senso che io vi ho insegnato, vi ricordate, il futuro semplice, se io dico io a Capodanno indosserò questo, è più sicuro, è un progetto futuro, diciamo, non è un'eventualità. Io a Natale indosserò questo. Ok, sono dei progetti futuri, diciamo, un po' più sicuri. Il condizionale esprime più eventualità, esprime più eventualità, e quindi per esempio lo indosserei a Capodanno, cioè sto parlando sempre del futuro, ma di qualcosa che non avverrà sicuramente. Quindi non confondete il condizionale prima di tutto che con il futuro, prima di tutto che il futuro è più sicuro, è un po' più deciso del condizionale. E poi seconda cosa, occhio alle coniugazioni, perché abiterei ma abiterò, ok? Poi specialmente noi abiteremmo, condizionali le doppia M, abiteremo una N futuro. Quindi per favore non confondete il condizionale semplice con il futuro semplice. Conto su di voi, mi raccomando. Continuiamo con gli usi del condizionale. Per dare dei consigli, per esempio Giulia mi ha detto dovresti fare attenzione, dovresti fare attenzione a non sporcare i vestiti con il trucco e a non impigliarli con gli accessori, ok? Quindi mi sta dando dei consigli, avrebbe potuto anche usare l'imperativo ma sarebbe stato scortese, quindi ha fatto bene a usare il condizionale. E poi ha detto io ti consiglierei, abbiamo detto io ti consiglierei questo, per esempio, per il pranzo di Natale. Ok, poi per esprimere opinioni. Ah, io ho detto quando all'inizio ero abbastanza titubante per questo vestito, ho detto sì, questo vestito è molto bello, ma è anche molto classico, diciamo, passa un po' inosservato. Invece questo non passa inosservato, era quello che volevo. Quindi secondo me sarebbe perfetto. Quindi con secondo me più condizionale io sto esprimendo un'opinione personale. Bene, allora. Poi abbiamo detto ultimo uso del condizionale, questi sono gli usi più importanti del condizionale semplice, per riferire notizie non confermate. Allora, non abbiamo usato questo, non abbiamo, diciamo, introdotto questo punto nel nostro dialogo perché per esempio si usa nel linguaggio giornalistico. Per esempio sul giornale leggiamo il colpevole sarebbe un uomo di mezza età. Per esempio c'è stato un omicidio, un furto, noi abbiamo parlato solo di cose positive e c'è scritto il colpevole sarebbe un uomo di mezza età, quindi come dire
forse il colpevole è probabile che sia, quindi sto dando una notizia non confermata. Quindi questi sono tutti gli usi del condizionale e con oggi ragazzi abbiamo finito. Magari la nostra amica Giulia, vieni Giulia, così saluti il nostro pubblico, vi saluta. Ciao a tutti. Ciao a tutti e continuate a seguirmi su One World Italiano Video, www.oneworlditaliano.com. Ciao a tutti e alla prossima.